Buongiorno ragazzi, eccomi tornati in un nuovo video. Stamattina Ste non lavora, oggi giorno di ferie, è venerdì, quindi buon venerdì a tutte, anche se non so quando vedrete questo video. Comunque stamattina, visto che lui non lavora, facciamo colazione insieme e sto preparando i pancake. Adesso vi faccio vedere la tavola come l'abbiamo apparecchiata e poi appena i pancake sono pronti vi faccio vedere anche quelli. Ecco qui la tavola apparecchiata, le solite nostre tovagliette perché non usiamo mai la tovaglia, bicchieri, usiamo sempre questi dell'IKEA, il sottobicchiere, guardate che carino, questo l'avevo preso tempo fa, cioè davvero tanto tempo fa, da Maison du Monde, li ho rispolverati in questi giorni e quindi li stiamo usando così non si sporca il tavolo. Poi, oltre ai pancake, Ste probabilmente mangerà anche questo pane proteico che è arrivato l'altro giorno, abbiamo fatto un ordine. Dopo magari vi faccio vedere le cose che ho preso anche per me, visto che mi avete chiesto dove prendo gli snack leggeri che mangio a merenda. Poi, da bere questo succo kiwi e mela, è super super buono. E poi nello stesso ordine ci siamo presi anche questa crema alla nocciola, è molto simile alla Nutella, certo non è come la Nutella, però è molto buona anche questa ed è molto più leggera della Nutella, quindi se volete fare uno sgarro senza esagerare troppo questa ve la consiglio. E poi abbiamo provato a prendere per la prima volta, perché non l'abbiamo mai provata questa, il burro di arachidi, il classico burro di arachidi. La confezione è gigante, quindi speriamo sia buona. Ci sono 500 grammi di prodotto. Adesso vado a vedere i pancake prima che si brucino. Non mi ricordavo di avere in frigorifero anche questo sciroppo d'acero che avevo preso al Lidl quando c'era la settimana americana, quindi prodotti americani. Avevo preso questo sciroppo d'acero che tra l'altro è freschissimo proprio perché una volta aperto è da tenere in frigorifero. Speriamo sia ancora buono perché in realtà è da un po' di tempo che ce l'abbiamo lì. Vabbè, oggi lo proviamo, quindi mettiamo anche questo qui. Comunque con la colazione ci siamo quasi. I pancake sono quasi pronti, c'è l'ultimo che sta cuocendo, però ho avuto un po' di problemi con le misure perché questo è uscito molto più piccolo di tutti gli altri. Mi capita sempre, ogni volta che li faccio, di non farli mai tutti della stessa misura. Comunque nel frattempo mi è venuta una fame pazzesca. La colazione, o meglio il brunch, è servito pancake, nocciolino, un caffè, in realtà non è neanche un caffè, è come dire, una bevanda aromatizzata alla nocciola. Per Ste invece caffè macchiato, non ci resta che mangiare tutto quanto. Buon appetito! Abbiamo appena... Come non ti ho taggato? Ah, nella storia? Vabbè, abbiamo appena finito di fare la nostra colazione barra pranzo, infatti non mangeremo più nulla a pranzo proprio perché abbiamo mangiato praticamente verso l'ora di pranzo facendo una colazione molto molto abbondante come avete visto. Io in realtà già con due o tre pancake mi riempio e è come se avessi praticamente pranzato, quindi a posto così. Adesso oggi devo finire di sistemare i divanetti, però la parte dei divanetti la vedrete in un altro video che forse sarà già uscito oppure no, chi lo sa, non so ancora quale caricherò prima sul canale, però ieri ho iniziato a pulire i divanetti e metterli qui fuori davanti alla finestra qui della cucina. Abbiamo un piccolo terrazzo al coperto e lì abbiamo messo i divanetti quest'estate e con la bellissima giornata che c'era ieri mi è venuta voglia di metterli fuori. Però ieri pensavo di riuscire a fare tutto in quella giornata e invece ho dovuto comunque lavare i copricuscini del divano stesso, mettere in lavatrice, farli asciugare. Poi è successo un piccolo problema in quanto l'imbottitura si è rotta tutta, però se avete visto il video sicuramente saprete di cosa sto parlando. E quindi alla fine è venuto tardi, non sono più riuscita a finire la zona qui davanti, quindi adesso mi cambio perché sono ancora in pigiama, però nel frattempo stamattina mi sono già truccata, mi cambio così finisco il video
dedicato all'esterno e ci possiamo un po' godere queste giornate all'aperto, anche se ho visto il meteo, la settimana prossima le temperature calano a picco. Perfetto. Quindi noi abbiamo messo i divanetti perché ieri c'erano tipo 20 gradi, si stava da Dio e abbiamo detto almeno questo weekend, comunque durante queste settimane possiamo goderci un po' l'aria aperta stando seduti fuori, però la settimana prossima calano drasticamente le temperature, quindi vabbè, pace in caso saranno lì pronti per quando arriva la bella stagione, il caldo, che non vedo l'ora. Nulla, adesso prepariamo tutta la cucina, anzi quello lo fai tu, Ste. Io vado a cambiarmi così vado a fare i divanetti. Cosa faccio? C'è fuori mia nipote, visto che abbiamo messo i divanetti, ne stiamo approfittando, ci stiamo già godendo queste belle giornate, e adesso facciamo lo slime, piccolina, quindi lei adora fare tutte queste cose, ho la colla e le varie cose che servono per farlo, quindi passiamo un pomeriggio così, vado velocemente un attimo a sistemare tutte queste cose e noi ci vediamo più tardi, magari verso sera. Abbiamo appena finito di fare uno slime che è uscito molto bene, l'abbiamo messo qua, vi faccio vedere, guardate, è rosa con i glitter, con delle, come si chiamano? Decorazioni. Delle decorazioni color arcobaleno, guardate un po' che bello. È la prima volta che ci esce così bene. Sentite? A parte il clacson, è davvero bello questo. Adesso l'abbiamo messo in questo contenitore che così si mantiene anche per le prossime settimane. Lo mettiamo via e adesso ne facciamo un altro, così passiamo questo pomeriggio all'aria aperta, perché oggi tra l'altro è una bella giornata alla fine. Il sole è uscito, è spuntato, si è fatto vedere. Adesso tra l'altro un pochettino arriva anche qui sul tavolino, quindi ci scaldiamo il sole. Rieccomi tornata. Oggi poi non ho più ripreso tanto, perché dopo aver sistemato i divanetti, essendoci una giornata di sole, alla fine siamo rimaste fuori e abbiamo fatto un po' di slime. Magari, non so, forse vi avrò messo le clip, forse no, ma penso di sì, quindi in caso avrete già visto. Adesso sono entrata in casa perché il sole praticamente non c'è più, mi è venuto freddo, nonostante comunque indosso la felpa bella pesantina, però mi è venuto freddo, quindi sono entrata, ho acceso la stufa, che in questi giorni in realtà stiamo accendendo soltanto verso sera e un pochettino la mattina, poi nell'arco del pomeriggio la spegniamo, specialmente ieri faceva caldissimo, però vabbè, ho detto che ci sarà brutto tempo la settimana prossima, io sono molto triste, ma pace. Ne approfitto adesso, visto che Ste ha finito di lavorare, doveva fare una cosina, un'oretta al computer, quindi l'ha fatto mentre noi eravamo fuori ed era tranquillo qui in casa. Adesso è sceso ad allenarsi e io ho pensato di farvi vedere le cosine che ci sono in questa scatola, perché qualche giorno fa abbiamo fatto un ordine online sul sito dove acquistiamo, dove io prendo gli snack un po' più leggeri, le barrette un po' più leggere che mangio poi per merenda o a metà mattinata, di solito però per merenda. E quindi, visto che alcune di voi mi hanno chiesto dove compro queste barrette, ho pensato di farvi un mini velocissimo svuota la spesa haul delle cose che ho preso, che sono all'interno di questa scatola rossa. Quindi adesso mi metto comoda qui sull'isola, così vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo ordinato io e Ste. Ok, mi sono messa qui
sullo sgabello, bella comoda, mi sono anche un pochettino scaldata, quindi partiamo con questa svuota la spesa un po' diversa dal solito, con questo svuota la scatola, possiamo definirlo anche così. Questa è la scatola, come vedete ci sono tanti prodotti. Pesco a random, vado molto veloce comunque. Vi lascio il sito comunque, se vi può interessare, qui sotto nell'info box. Comunque il sito è Prozis. E in sostanza cosa vendono? Vendono un po' di tutto, dal dolce al salato, alle farine per fare magari dei dolci un po' più leggeri, dei pancake, dei muffin, insomma quello che volete. Noi di solito prendiamo principalmente barrette, snack comunque per merenda, per qualcosa magari per fare colazione, e stiamo di solito sempre sulle cose dolci, anche se trovate le cose salate come ad esempio le patatine, la pasta a volte si la prende, oppure la base per la pizza che ha preso però non gli è piaciuta per niente, insomma ci sono un po' di cose, anzi in realtà molte cose, avete davvero l'imbarazzo della scelta. Quindi partiamo. Allora, oltre alla crema alla nocciola e il burro di arachidi che vi ho fatto vedere questa mattina, cosa abbiamo preso? Allora, la crema alla nocciola comunque è buonissima, il burro di arachidi a me non ha convinto molto. L'ho trovato forse un po' troppo forte come sapore, però sono gusti. Ste ha preso, però sicuramente le mangerò anch'io, queste gallette di mais, semplicissime gallette di mais. Poi io ho preso delle barrette singole, perché la cosa bella di questo sito è che vi dà la possibilità di acquistare singolarmente una barretta per provarla, vedere se vi piace, provare i gusti, perché comunque per ogni singola barretta ci sono diversi gusti, di solito 3, 4, 5, 6, poi dipende dalla barretta. Io ho ripreso questa versione con cui mi sono trovata bene la prima volta e ho preso due barrette agli Oreo, ma secondo me non le ho prese, secondo me queste me le hanno regalate, perché questo gusto non mi faceva impazzire, cioè non era malvagio, però sinceramente preferisco altri gusti. Boh, secondo me me le hanno regalate, però queste invece sono sicurissima di averle prese. Ho voluto provare due barrette al gusto brownie, perché l'altra volta questo gusto non l'avevo preso, quindi le ho prese. Un gusto che l'altra volta ho preso e che mi è piaciuta tanto, ne avevo presa soltanto una quindi ho fatto scorta, è stata questa al cioccolato bianco e lampone. Io amo il cioccolato bianco, mi piace tanto anche il lampone, infatti questa combo mi è piaciuta molto. Queste sono delle barrette con poco zucchero, un'alta percentuale di proteine e ricche di fibre, e queste di solito le mangio non tutti i giorni, però magari a merenda se ho un po' di fame e non riesco ad aspettare la cena, anziché mangiare le classiche cose che mangiavo prima come i Nutella biscuit oppure non so, le patatine nel sacchetto, quelle cosine lì, mangio una di queste che comunque mi riempie. A volte non riesco neanche a finirle perché sono talmente ricche di fibre, di proteine, che mi saziano. A volte quando non ho quella fame pazzesca però voglia di qualcosa di dolce, ne mangio anche metà e l'altra la lascio poi o per la sera dopo cena oppure per il giorno dopo, mentre invece quando ho proprio fame la mangio tutta. E di questo gusto ho preso la confezione da 12, adesso è il contrario, la confezione da 12 proprio perché mi piace questo gusto, quindi ho preso la confezione standard. Poi vi faccio vedere un po' di barrette che invece ha preso Ste. Allora, lui ha preso una barretta di queste che è enorme, perché qua abbiamo 80 grammi di barretta, mentre invece nelle mie ci sono 35 grammi. Infatti si sente dal peso che questa è molto consistente. E ha preso questa è barretta proteica ricca di proteine al cioccolato al latte e caramello, e poi ne ha prese tre che sono invece queste qua al cioccolato e nocciola. Poi abbiamo preso, ero convinta di averne prese due, infatti
biscotti. Abbiamo preso due confezioni di questi biscotti. Stessa è arrivato giusto giusto per mangiare. Ah, ok, niente. Abbiamo preso giusto due di questi biscotti, di queste confezioni. Come vedete sono dei biscotti con all'interno la crema alla nocciola. E anche questi sono ricchi di proteine. Ne abbiamo prese due perché in realtà ispiravano tanto a me. Poi ho preso una confezione anche per lui. Poi c'è questo biscotto gigante. Questo l'ha preso Sted. È un biscotto anche qui con un'alta percentuale di proteine, con una bassissima percentuale invece di zuccheri. Ed è un biscotto al cioccolato con pezzi di cioccolato al suo interno. Poi un'altra cosa che ha preso stesso, no, anche lui in questo caso ha preso la confezione grande perché questi li aveva già provati tempo fa, gli sono piaciuti, sono dei wafer proteici, anche questi sono buoni, li ho assaggiati anch'io. Questi sono al gusto cioccolato, però si possono avere anche alla fragola, alla vaniglia e non so che altri gusti. Lui ha scelto quelli al cioccolato. Poi ve li ho fatti vedere anche stamattina durante il nostro brunch, il pane proteico. Poi ho ripreso questi che mi piacciono tantissimo, i waffle alla vaniglia, aromatizzati alla vaniglia. Ci sono altri gusti, infatti stavolta ho preso anche questa versione al cocco, però questi, a differenza di questi, sono un pochettino più più pesantini, se così possiamo dire, perché qui ci sono degli zuccheri, cosa che invece in questo alla vaniglia gli zuccheri non ci sono, c'è proprio lo 0% di zuccheri. Questi è una confezione da 6, sono piccoli, infatti questi qua di solito ne mangio due di questi una volta a settimana, me li concilio per colazione di solito con un cucchiaio di crema alla nocciola, quindi me li sono ripresi. E poi ho voluto provare appunto questi al cocco, che però mi sono accorta prima guardando i valori nutrizionali che qui invece c'è un po' di zucchero, infatti c'è scritto anche qua sopra. Comunque questi dovrebbero essere aromatizzati al cocco, anche il cocco mi piace molto, quindi sono curiosa di provarli. Confezioni da 6, quindi mi dureranno per un po'. Poi ho ripreso i muffin al cioccolato e caramello. Questa è la versione piccolina da 2. Anche per quanto riguarda i muffin c'è l'imbarazzo della scelta. Ci sono i muffin mirtilli, al cioccolato, al cocco, i classici muffin normali, oppure i muffin con le gocce di cioccolato. Io l'altra volta avevo preso questi, mi sono piaciuti, quindi sono andata ancora sul sicuro riprendendo questi. Ve li faccio vedere come sono. Sono poi confezionati singolarmente. Ovviamente questo non è un muffin che non fa ingrassare, ma è comunque un muffin molto più leggero rispetto ai classici muffin che si trovano al supermercato. E poi abbiamo finito. L'ultima cosa che ho preso è stato il porridge. Dovete sapere che io non l'ho mai mangiato in vita mia, infatti sono molto curiosa. È un porridge proteico al gusto di caramello. C'erano diverse fragranze, diversi gusti, e io ho provato, cioè ho scelto questo al caramello, che sapete il caramello mi piace molto, quindi chissà com'è. Domani, io comunque settimana prossima voglio provare a farlo per colazione. Adesso vado a sistemare tutte queste cose. Hai finito? Sì, devo finire in palestra. Come devi finire in palestra? Non assaggiamo una di queste bontà? No. Vabbè, niente, intanto metto la batteria a caricare e dopo facciamo l'assaggio di una di queste cosine che abbiamo preso. Stiamo per fare merenda, o meglio, vogliamo assaggiare questi biscottini qui con la crema al cioccolato, un biscotto con crema al cioccolato all'interno. In realtà non è merenda perché sono le 6 di sera, però alla fine io ho mangiato soltanto i pancake, oggi è ora di pranzo. E sì, per mezz'ora, verso mezzogiorno, e poi non ho più mangiato nulla e ho la pancia che brontola. Quindi adesso Ste, prima di andare in doccia, mangio un biscottino insieme a me, poi io mi metto subito l'editing di questo video e dopo più tardi, verso le, non so, penso per mangiamo per le 8? Sì, sì, dai. Oh, sì, dai. Troppo presto? No. Ok, vai, apri al volo. Come sono? Vediamo.
Nel frattempo, guardate Gioia. Ah, ma sono più di due. Quattro. Ah, sì. Uno per uno, dai, non esageriamo. Allora, arrivano domani. Questo è il biscotto con il cioccolato. Non è male. Alla fine Ste ha preso il suo secondo biscotto, cosa che probabilmente farò anch'io, perché sono davvero buoni. Rieccomi tornata. Nel frattempo si è fatta ora di cena, sono già le 7:30 e stasera farò per me gli gnocchi con le zucchine, visto che ho gli gnocchi in frigorifero con una scadenza abbastanza imminente, farò quelli. E ho messo adesso a rosolare le zucchine che ho tagliato, come vedete, un po' così grossolanamente. Li faccio andare per circa una decina di minuti. Adesso vado ad aggiungere un pochettino di sale. Poi andrò a mettere lo zafferano e infine gli gnocchi. È un pettino davvero molto molto buono. Se vi piacciono le zucchine e i gnocchi dovete provare a farli. In realtà di solito metto anche i gamberetti con questo piatto, però mi sono dimenticata di scongelarli, quindi niente, stasera mangerò soltanto le zucchine con i gnocchi. La cena è in tavola, abbiamo appena impiattato e adesso vi facciamo vedere i nostri piatti, perché sono abbondanti, davvero abbondanti, e abbiamo già preparato la TV accesa per guardare Netflix. Vi faccio vedere i piatti perché forse quello di Ste è ancora più esagerato del mio. Ste, presenta i piatti, il tuo cos'è? Pasta al pesto. Mentre, come vi dicevo, io ho fatto gli gnocchi con le zucchine e lo zafferano. Sono pieni, 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 piatti mega, però ci sta perché abbiamo davvero tanta fame. E ora, insieme al nostro amico, buon appetito! Stasera chiudiamo la serata così, o meglio, io lo guarderò tipo 2 minuti, poi mi metto al PC ad editare altri video. Ultimamente sta giocando tantissimo alla PlayStation la sera. E qui abbiamo le pupe. Gioia, ma è Mocha, con questo osso peluscioso gigante, più grande di lei, vero Mocha? E Gioia, oh, con un sasso. Chi porta i sassi in casa? Me lo dovete spiegare. Chi è la colpevole? Quindi, come vi dicevo, adesso sto giusto 10 minuti a guardare Ste giocare. In realtà piace anche a me giocare alla Play, non a tutti i giochi, però qualche gioco mi piace. Qualche gioco in realtà me lo sono comprata proprio solo per me, ci ho giocato solo io Ste mai, quindi non mi dispiace la PlayStation in realtà, però starò solo 10 minuti perché ho tanti tanti video da editare. Mi pare tipo 5 video, non li farò tutti stasera, altrimenti sto tutta notte al PC. Però sicuramente uno lo voglio editare. Nulla, spero che questo vlog vi abbia tenuto come sempre compagnia. Spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!